Uno, ok. Allora, il numero legale è stato raggiunto, quindi possiamo dare inizio alla seduta. Allora, cominciamo con la parola dei tre ascoltatori. Chi si offre? Sapete che voglia di fare gli ascoltatori. Allora, là in fondo facciamo Verdi. Io. Ma sempre tu, però basta. Ma... Sì, grande vergogna. È quasi difficile fare lo scrutatore. No, sì. C'è c'è dentro. Ancora, proviamoci. Uno, due, tre. Uno, due. Ciao Rosa, è bellissimo vederti. Pronto? 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 Purtroppo niente. Sì, sono arrossito. Scusate. Era bianco? Maestro bianco. Era spento? Aia. E questo no. Spento, acceso, vai. Autorizzami. Eccomi. Buonasera Rosa, ben arrivata, grazie. Sei fantastica, Daniela, il numero uno. Mi cacci? Mi cacci? Mi puoi? Adesso lampeggia. Ho visto... Sta lampeggiando. Sta lampeggiando. Perfetto. Il fascismo è togliere la libertà. È quella di pensare in modo libero. Perché il fascismo non è solo una dottrina, un partito, una camicia nera, un saluto romano. Il fascismo è un modo di vivere nel quale ci si... attende e ci si piega per amore di una carriera o di un quieto vivere. È una mentalità nella quale la verità non è amata e servita perché è verità, ma è falsata, ridotta, tagliata, resa strumento per i propri fini personali o dal proprio gruppo, del proprio partito. È una mentalità nella quale teniamo più l'apparenza che l'essere. Amiamo ripetere frasi imparate a memoria, non personalmente imparate, ma personalmente assimilate e gridate tutti insieme, quasi volendo sostituire l'appoggio del mancato giudizio critico che con l'emotività di un'adesione psicologica forma. Oggi resistere è più difficile perché non siamo di fronte a mito da spuntare, ma siamo coinvolti in un clima di subdola persuasione, di fascinosa imposizione mediatica, che è come una mano rivestita di un guanto di velluto, ma è sempre una mano che cerca di strangolarti e di toglierti la libertà. Queste parole non sono mie, ma sono di Monsignor Giovanni Barbareschi, che proprio una settimana fa moriva a 96 anni all'Istituto Palazzolo, dopo una vita piena, libera, emozionante, vissuta con un'intensità umana invidiabile. Difficile tracciare un profilo sintetico. Don Giovanni era l'ultima clandagia, il gruppo di scout che si ritrovavano clandestinamente durante la dittatura. Aiutò migliaia di persone a fuggire in Svizzera, antifascisti, renitenti alla leva della Repubblica di Salò, ebrei. Tra loro c'è anche Indra Montanelli. Per questo motivo fu dichiarato giusto tra le nazioni dallo Yad Vashem. Con altri protagonisti dell'antifascismo cattolico milanese diede vita anche ad un giornale clandestino, Il Ribelle, che arrivò all'incredibile tiratura di 15.000 copie nel nord Italia. Catturato la sera della sua prima messa, il 15 agosto 1944, fu torturato a San Vittore,
è inchiosa nel raggio quinto, nel raggio degli esercizi politici, cella 102, deportato a Bolzano e passeggiato in Val Camonica, sulle montagne con le brigate cattoliche delle Fiamme Verdi. Non ancora sacerdote, fu inviato dal cardinale Schuster a benedire i 15 malati di Piazzale Loreto. Ci tornerà il 29 aprile 1945 per benedire il cadavere di Benito Mussolini e degli altri gerarchi fascisti. Alla vigilia della liberazione, ecco, viene fiducia tra il comando alleato e nazista per evitare la distruzione di Milano negli impianti civili e industriali. Dopo l'insurrezione, nasconde in casa sua in via Ustachi il colonnello della SS Eugen Dolman e Franz Stadtmeier, la Bella, che lo aveva torturato a San Vittorio, per consegnargli agli americani il territorio svizzero. Medaglia d'argento al valore militare, Ambrogino d'oro nel 2011, giusto tra le nazioni, non occorre essere cattolici per ammirarlo, è sufficiente appartenere alla razza umana. La sua passione educativa lo accompagnava per tutta la vita come insegnante e pedagogo, assistente della Fucci, insegnante al liceo Manzoni qua a Milano. Una figura di un grande del Novecento che lascia un grande vuoto e una grande eredità a tutti noi, per Milano, la città, e per questo chiedo a questo consiglio un minuto di silenzio in segno di stima e riconoscenza di fronte a lui e alla sua storia. Grazie consigliere. Sì, grazie Presidente, credo che stasera valga almeno la pena spendere una brevissima riflessione sul 17° anniversario dell'incidente di Linate che è stato appunto 8 ottobre di qualche giorno fa. Credo che siano forse due le suggestioni che vengono da questo 17° anniversario. La prima, credo che bene faccia il comitato oggi Fondazione 8 ottobre a riproporre sempre con garbo ma con assiduità il tema del ricordo di questo evento che ha colpito la nostra città, perché molto spesso cosa succede? Succede che la gente si impressiona, resta colpita nell'immediatezza di un evento ma poi nel tempo tende a dimenticarsi, quindi una tragedia come questa è giusto che venga ricordata. Loro lo fanno davvero con molto garbo, con questa cerimonia di Sant'Ambrogio, con un momento di riflessione al Bosco dei Faggi, che tra l'altro è una località nel territorio del Municipio 4 che molti milanesi non sanno nemmeno che esiste, e poi con un concerto alla Scala che normalmente precede o segue appunto
la giornata dell'8 ottobre. Quindi la prima cosa è il ricordo. La seconda cosa è questo impegno civile, questa passione civile che queste persone hanno interpretato in questi anni, che ha consentito probabilmente ai nostri scali di essere un modello anche a livello internazionale di sicurezza. Io lo posso testimoniare essendo dipendente della SEA. E sottolineo questo aspetto, hanno lavorato molto per generare una cultura della sicurezza, che significa riuscire, una volta che succede un evento di questa natura, capire quali sono gli errori del sistema e realizzare un sistema che consente che cosa? Di poter intervenire quando l'errore umano si verifica, perché gli errori umani ci saranno sempre, no? Ma l'importante è avere un sistema che ti consente di limitarne gli effetti quando si registrano. E quello che avviene a Linate oggi è a Malpensa un po' questo. Quindi queste qui mi sembrano le due suggestioni, quindi cultura della sicurezza, perché si riesca davvero a evitare che le tragedie si ripetano, e il ricordo, perché non è scontato che anche un evento di questo tipo resti sempre nella memoria delle persone. Quindi proprio per questo motivo chiedevo anche stasera un brevissimo momento di silenzio. Sta imparando. Va bene così, detto. Sì, allora no, perché è regolamento e dobbiamo naturalmente osservarlo. Grazie. Allora chiedo invece ai consiglieri se ci sono interrogazioni, mozioni. Allora, prego il consigliere Alevino. Un intervento libero in questo spazio, sì, sono contemporaneo. Niente, volevo fare un paio di segnalazioni. Ci hanno segnalato un gruppo di residenti di Piazza Imperatore Tito e i residenti dei condomini di Piazza Re Martini 8 e 10 per due casi di disturbo all'ambiente pubblica. In particolare, proprio in questi giorni è stato fatto un esposto, diciamo, formale alla polizia locale, non alla polizia locale, al comando di polizia, e poi verrà anche inviato, se non l'hanno già fatto, in consiglio di zona e carabinieri alla polizia locale. Piazza Imperatore Tito è una piccola piazza con un piccolo giardino con giochi per i bambini. Ultimamente, già dalle 5 del pomeriggio, un gruppo di ragazzi
si trattiene con la musica per schiamazzi e la sera, anche per la presenza di un bar che Kubik che chiude abbastanza tardi, e per la presenza di un altro piccolo baretto che vende alcolici a basso prezzo, si trattengono con grida, giochi, eccetera. Essendo la piazza piccola e condomini proprio che danno immediatamente sullo spazio, creano un ampio disturbo. Invece in piazza De Martini c'è un bar, il bar del Paso, gestito da un cubano, che anche loro fino a tardi hanno anche poi un dehors, per cui si trattengono anche oltre l'orario, e quindi tutta l'estate è stato un po' un disastro per i residenti. Quindi loro chiedono un intervento nelle forze dell'ordine per mettere un freno a queste due situazioni. Ecco qua, allora se non ci sono altre prenotazioni, Presidenta delle Comunicazioni. Sì, allora, si prego, assessore Schiaffino. Allora, volevo andare... Aspetta, scusa, non si è prenotata. La tessera è inserita? Ok, ci siamo, prego. Allora, volevo informare il Consiglio che in questi mesi si è sviluppato un ottimo rapporto con il direttore della rete editoriale 1 della SST. Fate bene a te di Sacco, che è il nostro coinquilino qui nella stagione dell'ordine. E grazie a questo rapporto ho avuto il piacere di dire direttamente lui ieri la comunicazione che la campagna di influenza del 2018, che comincerà nel prossimo mese di novembre, verrà effettuare le vaccinazioni proprio qui nell'ambulatorio al piano terra di via 18. Quindi gli anziani, cioè tutti quelli che sono interessati a fare il vaccino, potranno venire direttamente qui, in via Olio, negli orari di lunedì e venerdì dalle 9 a mezzogiorno e lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 13.30 alle 15.30. Ovviamente poi l'area territoriale provvederà a dare adeguata pubblicizzazione di questa iniziativa. Lo dico perché mi sembra un buon segnale di una collaborazione, di un'attenzione al territorio. Diciamo che fa da equilibrio contraltare con le questioni che erano emerse l'anno scorso quando c'era il tema della chiusura del centro vaccinale di Via Brenta. Il tema comunque del centro vaccinale rimane sempre all'attenzione, perché troverà poi stanno lavorando per trovare una soluzione alternativa sempre qua sul territorio, lì rimarranno per ora le vaccinazioni dei bambini. Dato che all'epoca ho fatto presente che probabilmente questo spazio poteva essere più ben utilizzato anche da un punto di vista delle vaccinazioni, al vantaggio che ha comunque rispetto alla sede di Via Brenta, che è molto piccola, ha pochissimo spazio, può beneficiare di un minimo di atrio di spazio, cioè hanno comunque lo spazio dentro per poter mettere delle sedie, quindi per la prima volta verranno erogati le vaccinazioni di influenza in una sedia, mi sembra un ottimo modo di collaborare e di utilizzare bene le sedi pubbliche. La stessa collaborazione si sta sviluppando anche per il progetto di Via 29, che poi sarà oggetto comunque anche del gruppo di lavoro per le ulteriori valutazioni. Grazie. Grazie, Assessore Schiaffino. Allora possiamo passare al primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali. Cominciamo con il verbale del 20 settembre. Prego, consigliere Bianco. Grazie. Io propongo l'integrazione anche perché devo osservare che non è stato recepito nel verbale nessuno degli interventi, tranne il generico riferimento all'introduzione della mia mozione, quindi mi riferisco al punto specifico alla mozione sull'assemblea di prossimità della sicurezza. L'integrazione del consigliere Bianco evidenzia alcune incongruenze nelle argomentazioni dei consiglieri che si esprimono contro la mozione proposta, in particolare sottolinea che l'assemblea di prossimità della sicurezza è un istituto diverso per composizione e modalità di funzionamento dalla già istituita commissione sicurezza
e i due strumenti andrebbero ad affiancarsi, non a sovrapporsi, allo stipendio. Volete adesso lo metto per iscritto? Grazie. Sono uno dei tanti interventi che ho fatto, ne ho fatti tre. Va bene, allora tutti d'accordo, quindi sì, non è violetta per iscritto. Ok, se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione. Ecco qua, dichiaro aperta la votazione. Avete votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Quindi abbiamo 21 presenti, 19 votanti. No, siamo di più di 21. Siamo di più di 21. Quindi che il servizio non ha funzionato. Allora, dunque. Sì, anche Gianni, ma non hai votato? Quindi oltre a Stiani chi è presente a un votante? Se non funziona era verde. Verde, quindi aggiungiamo rocca. E poi manca anche il voto. Poi ho votato 9, 11, a chi non lo ho votato. E da questa parte ci siamo tutti. Ok. Allora, perfetto, se Daniela riesce ad azzerare. Ecco, io vi dico una cosa, quando ci sono le votazioni, chi resta presente in aula ma non vota, magari alzi la mano, lo dica, perché se no diventa difficile calcolarvi. Allora, passiamo invece all'approvazione del verbale della seduta del 27 settembre 2018. Allora, dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, quindi manca ancora Rocca, era verde favorevole, sì? Gli altri ci siamo e Stiani astenuto, astenuto assente, Stiani assente, presente al votante. Sì. Perché è il momento della scheda. Va bene. Allora, passiamo al secondo ordine, al secondo punto all'ordine del giorno, proposta di deliberazione per il Consiglio del Municipio 4, avente ad oggetto informativa sulle variazioni del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018. Diamo la parola all'assessore Schiaffino. Allora, anche quest'anno abbiamo utilizzato lo stesso metodo adottato l'anno scorso per dare notizia al Consiglio delle variazioni di bilancio che sono intervenute durante l'anno, quindi specificamente nel mese di luglio in occasione dell'assestamento. Siamo in attesa che, su richiesta in varie occasioni, anche in conferenza dei presidenti venga presentata venga regolamentata in maniera chiara per tutti i municipi la gestione delle variazioni di bilancio nell'anno circa quanto avviene sul Consiglio Comunale, dove è normato ormai con modo consolidato quali sono le variazioni che competono alla Giunta, quali sono quelle che competono al Consiglio, quali sono poi addirittura gli spostamenti che si possono attuare con semplice termine dirigenziale. Sui municipi questa chiarezza non c'è ancora e quindi abbiamo tenuto di procedere in questo modo. Quindi
quindi operando direttamente per mano della Giunta e poi informando il Consiglio, in modo che comunque tutto il Consiglio conosca e abbia la situazione aggiornata di come risulta il bilancio a valle del 70. Ma che casino! Mi scuso per consiglieri che hanno già scritto la spiegazione in commissione, però purtroppo io comunque il consiglio è quello che mi va bene. Allora, ci sono sostanzialmente due principali variazioni, tre principali variazioni. La prima è il fatto che abbiamo ricevuto, a seguito dell'emendamento del Consiglio Comunale che ha aggiunto 200.000 euro ai bilanci dei municipi, diciamo la nostra quota che nel riparto generale è stato proposto in conferenza di presidenza ammonta a 10.000 euro. Questa quota è stata inserita nel capitolo che finanzia le attività culturali, sportive e creative, diciamo di ESMA. E quindi è passato dai 65.000 di bilancio di previsione ai 75.000. Quindi questo è un adempimento dovuto a seguito di questo emendamento Consiglio Comunale. Gli altri sono dovuti all'esigenza di ridurre al minimo i residui che possono esserci a fine gestione per somme appostate non spese nei capitoli previsionali. Quindi è stato fatto un lavoro di diciamo, pulitura dei capitoli sia da parte di quelli che sono utilizzati più direttamente dalla Giunta sia di quelli che sono disponibili da parte del direttore. Il primo è stato, come sempre, diciamo, da parte del direttore sono stati messi a disposizione 10.000 euro dal capitolo Polo Ferrari e 20.000 dal capitolo dei CAM. Questi ultimi perché di fatto il servizio è partito tardivamente e quindi questo ha determinato un risparmio, tra virgolette. Anche i dinero erano appostati su quel capitolo del Polo Ferrari perché c'è sempre un margine rispetto di differenza quanto stanziato quanto contrattualizzato e domani l'area salatina a disposizione per eventuali spese aggiuntive che potessero emergere nel corso dell'anno. Per quanto riguarda invece i capitoli di gestione diretta della Giunta, si è proceduto a ridurre comunque il capitolo come l'anno scorso, che fa la manutenzione ordinaria, in cui abbiamo spostato 18.000 euro, e i contributi cosa, da cui abbiamo spostato 2.000 euro. Complessivamente, questi movimenti hanno generato 50.000 euro, che sono andati anche questi ad aggiungersi al capitolo di ESMA, e quindi è arrivato a essere valorizzato con 125.000 euro. Poi ci sono gli assestamenti dovuti all'attuazione delle linee sul diritto allo studio che hanno visto spostare risorse dalle scuole dell'infanzia e dalle sue scuole secondarie di primo grado. Questo, il tema del capitolo, è voluto dire una riduzione del capitolo su cui sono appostate le risorse per il diritto allo studio delle scuole paritarie comunali e un incremento corrispondente dell'entità dei capitoli delle scuole statali e delle scuole paritarie private. E questo comunque conserva in ogni caso una maggior valorizzazione delle risorse per il diritto allo studio delle scuole dell'infanzia che a fronte di una potenza del 15% degli alunni ricevono comunque scuole di infanzia comunali che sono comunque un diciamo per chiudere le risorse complessive, quindi nel rispetto dei criteri, delle criteri stabiliti approvati dal Consiglio. Quindi tutte queste operazioni hanno l'obiettivo di migliorare il utilizzo delle risorse che entro l'anno. Inoltre è stato anche incrementato, su richiesta dell'area municipi, la previsione delle entrate che sono passate nel capitolo passato da 1660 euro a 4.000, anche questo è stato variato. È il documento che voi avete in mano con le relative tabelle esplicative. Grazie, assessore, passo la parola al consigliere Cornio, prego. Sì, grazie Presidente. Io non intervengo nel merito del documento, ma colgo l'occasione per fare una domanda all'assessore. Se è vero che l'assessore Trasca ha intenzione di trattenere i fondi che i municipi dovrebbero utilizzare dalle entrate relative alla fittanza delle palestre e degli spazi comuni degli spazi al pubblico del nostro territorio. Mi è arrivata questa voce, volevo sapere se l'assessore è già al corrente, eccetera, ecco, poi dopo magari sarà oggetto di qualche altra valutazione successiva, non certo in questo provvedimento, però io avevo l'occasione, siccome comunque
un tema attinente alla operazione di bilancio. Grazie, prego, consigliere Sioni. Grazie. Anch'io non entro nel merito del documento, ma una domanda, sono certa di aver capito bene nelle premesse. Il Comune ha deciso di aumentare il stanziamento a favore dei municipi nella misura di 200.000 euro e al nostro municipio sono stati destinati 10.000 euro. Mi chiedo in base a quali criteri vengono suddivisi i fondi tra i municipi. Allora. Considerando l'assessore in tasca, questo tema che è stato sollevato fin dall'inizio in conferenza dei presidenti. Il tema vero qual è? Che noi dovremmo poter disporre delle entrate derivanti dall'affittanza dei nostri immobili. Però come voi potete vedere se ricordate il bilancio di previsione che avete approvato l'anno scorso, giusto per dare l'entità, noi abbiamo un bilancio annuale tra spese che sono di gestione tipica più politica e spese amministrative che legate quindi ai contratti in essere, campi, AGI, Polo Ferrara, quindi sono spese per effetto obbligatorio, che sono contrattualizzate. Noi abbiamo un bilancio che si aggira su 1.000 euro all'anno, 1.000 euro all'anno. Le entrate valgono 65.000 euro. Queste sono le entità, i rapporti di forza. Io vi lascio le vostre case se voi rinunciate già finite il comune, no? Per una battuta, no? Il nostro bilancio è tutto in derivazione comunale. Il tema che era stato posto in quella sede è questo. Noi in realtà dobbiamo poter ottenere le entrate che vengono dal nostro patrimonio, quindi per esempio già le quali scolastici sono un'applicazione estensiva. Se cerchiamo noi, la gestione è chi sta qua, questo è soprattutto la gestione amministrativa che viene fatta in municipio, come qualificazione di chiuso, i versamenti vengono fatti qui, le risorse però come vedete sono sbilanciate, cioè in realtà il nostro bilancio sta in piedi sostanzialmente per i trasferimenti centrali. Quindi le nostre entrate sono totalmente, diciamo noi, il risparmio rispetto alle risorse che noi abbiamo in gestione. La trattativa è stata quella di dire, se i municipi però riescono con una gestione curata delle risorse che hanno affidato, delle risorse immobiliari, ad avere un supero di entrate rispetto al previsionale, questo può essere messo come aggiunta, come quid in più. Infatti, voi troverete nella proposta di bilancio che avrete, no, secondo me io, nel senso che poi alla fine noi siamo abbastanza bravi a fare i previsionali, quindi giustamente il direttore del bilancio previsionale non è che si è potuto dimenticare che c'è, per esempio, la concessione del Parco Aventura, che da sola va a metà dei nostri introiti, banalmente. Quindi nel previsionale c'è obiettivamente il previsto ragionevole. Allora, cosa succede? Stiamo facendo le nostre petite sette. Stiamo ragionando in questo momento per noi quest'anno di 2.000 euro, quindi è abbastanza ridicolo. Oltretutto cosa succede? Che noi possiamo accertare a settembre, dobbiamo spendere entro novembre, ammesso che ce li diano. Quindi il tema vero è che ce li lasciano utilizzare l'anno dopo, almeno. Quindi questa cosa la vedrete nella proposta di bilancio di previsione del DUP che verrà portato in consiglio, prossimo consiglio. Io lo dico, ma è un po' buffo, nel senso che è una cosa di principio, perché si paga 2.500 euro. Quindi il tema è questo, in questo momento è così, sarebbe meglio che fosse diversamente, però al momento è così. C'è anche da dire che chi ha una disparità evidente, c'è ovviamente una grandezza di diversità tra quanto noi effettivamente introitiamo e quanto ci viene trasferito giustamente per i servizi che non diamo al Comune centrale. Poi l'assessore Tasca si è stato disponibile a trasferire ulteriori risorse a noi purché altre direzioni ce le diano. Cioè l'assessore Tasca è preoccupato che il totale pubblico e lascia alla trattativa politica tra le direzioni e gli assessorati, ma per dire il centro e i municipi, l'eventuale possibilità di spostare sui municipi risorse aggiunte. Dunque, i 200.000 euro vengono da un emendamento.
documento che è stato presentato e approvato in Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione dei bilanci di previsione 2018-2020. Quindi, grazie a una richiesta di un emendamento approvato, 200.000 euro in più sono stati destinati ai municipi nel loro complesso. Questo ha generato un lavoro che si è svolto in sede di conferenza dei presidenti a fronte di una proposta che ha fatto la direzione municipale in accordo anche con Andrea Franzaro, che è delegato che segue, diciamo, del sindaco che segue la conferenza dei presidenti, ed è stato il criterio di riparto è stato il seguente. Ha sentito un problema che tra l'altro l'ho sollevato io in conferenza dei presidenti, cioè guarda, se noi parametriamo i bilanci dei municipi alla loro popolazione residente, otteniamo dei risultati molto diversi tra loro. Noi siamo abbastanza nella media, noi siamo in media della media dei valori dei municipi, adesso non sotto mani numeri. Si va da risorse pro capite molto elevate sul municipio 1, che è quello più ricco, cioè quello che ha più risorse se si confrontano il bilancio con i residenti, a municipi più poveri, il più povero, nel senso che ha una quota pro capite minore, il municipio 8. Perché? Boh. Cioè, nel senso che, però, è chiaro che il bilancio dei municipi in realtà andrebbe pensato non solo con un criterio di quote pro capite. Faccio un esempio: un ruolo del nostro bilancio è condizionato dal fatto che esistano CAG, CAM, servizi che sul nostro bilancio occupano risorse significative. Allora, è chiaro che un municipio che ha pochi di questi servizi ha anche meno risorse, perché ha meno risorse da gestire. Poi, è vero che un municipio può decidere teoricamente di aprire un CAM, ma dove già i soldi, ovvero può decidere di chiudere, ma chi si prende la responsabilità di togliere un servizio che c'è sempre stato, quindi è teoricamente possibile, ma di fatto impossibile. Conclusione, è stata fatta una proposta che è basata sostanzialmente sul criterio di bilanciare queste differenze, inizia a tentare di dare una bilanciata di diseguaglianze, senza però molto, diciamo, diplomaticamente dare comunque a tutti qualcosa, per cui meno è stato dato, mi sembra, proprio al municipio 1 che ha avuto 5.000 euro. Noi che siamo nella media ne ha avuto 10.000, chi ne aveva di meno ne ha avuto di più, mi sembra che siamo a terra con 40.000 e 50.000 euro. Quindi, diciamo, è stato un criterio solo di equilibrare le differenze. È ancora però in atto, non so se ci sono delle domande su questo, il dibattito su, che è stato già posto in conferenza dei presidenti, di guardare i bilanci dei municipi con un criterio il più possibile oggettivo, cioè andare a ricostruire quel che c'è a un dato storico, è così perché è sempre stato così. In realtà non si capisce perché sia così, visto che comunque i municipi sono una nuova istituzione, dovrebbe essere questa l'occasione di mettere a tema, come sarà stato fatto, ma non ancora, c'è anche in atto un lavoro in sede dell'osservatorio dei municipi. Mettere a tema come si ripartiscono i fondi e quindi dare un criterio oggettivo a quanto attualmente è un dato. Tenete conto che in anticipo qualcosa sul gruppo che abbiamo appena provato in giugno, vedrete che il consiglio della partita della prossima settimana, quelli di 10.000 euro, anche se sono un'erogazione una tantum, noi ce li siamo presi da sempre, nel senso che li abbiamo confermati, abbiamo dato per scontato che questi, anche perché sono scopi equilibrari, non è che non vengano da quella cosa. Cioè, nel senso, se il tema è equilibrare, sono delle risorse definitivamente attribuite, quindi noi le abbiamo già in qualche modo incamerate, già nel bilancio di previsione commentate. Non so se sono stata esattamente, e poi vi dico un'altra cosa, perché poi devo presentare un emendamento. Io lo presento. Allora, diamo la parola al consigliere Cormio. Assessore, è stato chiarissimo, ritorno rapidamente sul tema che ho sollevato precedentemente. Nel senso che sono un po' meravigliato di questa cosa, perché al gruppo di lavoro, quando abbiamo lavorato sul regolamento, questa cosa di creare il capitolo d'entrata è una battaglia che feci io con il dottor Colangelo, che è il ragioniere capo del comune, che era molto reticente su questa cosa, e alla fine, no, insistendo, l'accordo era che finalmente il municipio avrebbe avuto un capitolo di entrata e queste risorse dovevano intendersi come risorse aggiuntive a quello che già veniva trasferito. Questo in sede di gruppo di lavoro e in sede di provvedimento che poi fu licenziato dal Consiglio. Ora, se le decisioni sono differenti, benissimo, però
Io credo che eventualmente nel prossimo documento di bilancio, che penso l'assessore ha annunciato in predisposizione, qualche riflessione rispetto a questa cosa io la porterei, anche perché l'obiettivo che ci eravamo posti era di dire, per esempio, buona parte di queste entrate potrebbero essere rappresentate appunto dalle affittanze di spazi scolastici, quindi questi soldi il municipio li potrebbe reinvestire nelle scuole, no? Quindi sia sotto forma di interventi legati all'attività didattica oppure laddove ci sono delle necessità, delle necessità da valutare insieme alle scuole. Se però questa opportunità viene stroncata ancora prima del nascere, la cosa mi preoccupa. Quindi, ripeto, io su questa partita spingerei, perché davvero era stata una novità quella di introdurre un capitolo di entrata nei bilanci delle zone a questo punto diventate municipi, perché non era mai esistito, no? Quindi è un'innovazione che ha bisogno di essere supportata. Allora, scusate, ma dato che la guerra è morta continuamente, tra quando abbiamo provato in giunta e una volta per il consiglio e oggi è tenuto la preparazione di bilancio, no? Se no non ci vediamo, è quella di novembre. Quella di novembre è dettata ancora da due sostanziali motivi. Un'ulteriore sollecitazione, a questo punto più al direttore che ai livelli amministrativi, ai livelli politici, cosa quello che potevamo fare abbia già fatto. Di prendere i più possibili capitoli, cioè far saltare fuori tutti i soldi che comunque il direttore si tiene sul capitolo per coprire eventuali imprevisti, per due motivi. Primo, per il due residui, l'obiettivo che è un mantra continuo, perché vuol dire avere le risorse e non impiegarle, vuol dire spendere male le risorse, cioè vuol dire comunque non essere in gestione delle risorse. Secondo, perché come sempre a questo punto dell'anno il comune si pone il problema di come chiudere i bilanci in pareggio. E quindi alla ricerca di tutti quanti sono le risorse che si possono impiegare, si possono far saltare fuori dai bilanci, che in realtà non sono state impegnate e quindi possono essere di fatto utilizzate per chiudere un pareggio senza chiedere, senza andare a pescare soldi da altri fonti. Quindi il direttore ha ulteriormente cesellato la sua parte e ha fatto saltare fuori altri 15.400 euro. E quindi io presento un emendamento. Cioè, se non sarei stato prima, ma geometricamente, visto che non è accaduto, lo presento stasera. Quindi praticamente è un ulteriore spostamento di capitoli. Adesso vi dico esattamente quali. Sono 15.400 euro ancora derivanti, come dicevo, da gara pulizia dei CAM e alla gestione ancora delle derivate dal contratto del Polo Ferrara, che quindi andrebbero, abbiamo concordato di spostare così. Allora, premesso che questo spostamento deve andare, deve essere fatto al Consiglio Comunale entro il 30 di novembre. Tuttavia noi non potremmo andare in maniera nulla per poter essere eseguito né contributi né iniziative oltre l'8 di dicembre, quindi come vedete la finestra è precisa. Il Consiglio Comunale potrebbe anche sbrigarsi prima, ma noi non lo sappiamo. Allora abbiamo pochissimo tempo per spendere eventualmente questi soldi che forse arriveranno. Allora la scelta è stata di fatta così, un po' salomonicamente. Dire di questi 15.400 euro ne mettiamo almeno sui contributi, perché sull'iniziativa è troppo rischioso, se poi facciamo insieme andiamo i soldi non possiamo fare. Se mira sui contributi, che se arrivano abbiamo un po' più di soldi sui contributi, a fine anno male non fanno, e mettere a disposizione 9.400 euro per la chiusura del pareggio del bilancio, cioè come devoluzione del municipio, di un altro municipio, a quale contribuire a che il comune resta a chiudere il bilancio del pareggio. Quindi questo emendamento, io lo sto dicendo, mi spiace, comunque no, lo sono fatto mettere più banalmente al direttore, anche perché sostanzialmente è un emendamento tecnico, però mi tema di informare di tutto e tenendo conto che però questa operazione è effettivamente a rischio di non riuscire a essere definitivamente utilizzata, nel senso che potrebbe essere così. Se noi ci teniamo in collo sui contributi, ci resta investito. Non credo che i contributi si spendano in fretta, specialmente a fine anno ci sono sempre un po' di
se effettivamente la relazione si conclude, non avere essere. Quindi qua lo dico, l'elemento è tecnico, posso andare a trovare, Se la dottoressa fino a concluso, passo la parola alla consigliera Bigatti, prego. Sì, grazie. Ma, prendendo atto del fatto che, essendo il bilancio di municipio quello che è, non è che ci sia molta scelta su quali capitoli spostare gli eventuali residui a disposizione, e pur concordando col fatto che non abbia senso lasciare delle cifre su capitoli per cui non vengono utilizzate, devo dire che quello che mi ha lasciato molto stupita in commissione l'altra sera, quando avevo chiesto come si poteva in contemporanea ridefinire le percentuali a cui, in modo in cui sono divise gli importi delle delibere di iniziativa di contributi, sentirmi dire che a inizio ottobre non si è ancora fatto una quadratura per sapere di tutto quello che è stato stanziato del bilancio del municipio, si è andato alle varie voci per capire come si è messi rispetto alle percentuali, alle richieste che arrivano e effettivamente a quello che viene erogato. Dal mio punto di vista questa è una grossa mancanza, perché controllare il bilancio del municipio e come vengono assegnati i fondi, al di là del fatto che si facciano i bandi, che le assegnazioni siano trasparenti e tutto quanto, ma è proprio per capire come si muovono le richieste, se ci sono buchi nelle aree di municipio, come avevo già detto nella riunione che avevamo fatto a giugno, perché è importante sapere in quanti sul territorio sanno, in quanti non sanno, e se è il caso di muoversi per informarli o meno. Per cui noi come gruppi del centro-sinistra su questa delibera ammetto che siamo divisi tra l'astensione e la non partecipazione al voto, per cui la dichiarazione di voto è che c'è chi si asterrà e chi non parteciperà al voto. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, quindi consideriamo l'emendamento già inserito nel documento e passiamo a votare il documento completo. Quindi dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Allora, se avete tutti votato, abbiamo 23 presenti, 14 votanti, 14 favorevoli e 12 astenuti. Quindi il documento è approvato. Questo. Passiamo all'ordine del giorno, interventi di riqualificazione di sistemi urbani, Piazza San Luigi, parere di competenza. Ci relaziona il vicepresidente Ponte. Prego. Non è entrato, non lo chiedo. Guarda in camera, grazie. Più che fisiologica. Allora, avete avuto tutti la delibera, però vado a rileggerla. Noi siamo stati chiamati a dare giustamente un parere per quanto riguarda il progetto di riqualifica, di trasformazione più che altro di Piazza San Luigi. Un progetto molto importante, faccio un preambolo, una premessa.
Nelle settimane scorse, quando abbiamo trattato un'altra area del municipio, la formazione a livello sperimentale, io vi avevo citato tutta una serie di osservazioni a livello accademico, ma perché ovviamente tutti i libri che ho letto, esattamente, che erano molto critici. Vabbè, lascia. Sento il. Ci sono altri microfoni accesi, però. Vabbè, allora. Quindi, dove venivano elencate a livello proprio tecnico tutte le criticità sugli approcci di urbanistica e pianificazione delle città rispetto a quello che sta facendo l'Italia e Milano in questo momento, rispetto appunto a tutti questi approcci del passato, però io non avevo espresso un parere mio personale. Il mio personale è maturato in questi anni di politica, in questi anni, dove non ho fatto né il pianificatore né l'urbanista. Cazzo, ti manca. Allora, il mio parere è quello che non tutti quegli approcci che venivano elencati in quei libri nei quali io ho spiegato a voi, secondo me sono critici. E Piazza San Luigi fondamentalmente è un esempio di non criticità, per il semplice fatto che giustamente poi dovremo andare a vedere come si svilupperà l'impatto sulla città nei prossimi mesi. Però per come è nato secondo me in modo molto corretto e giusto, proprio perché riguarda quei processi di partecipazione e quei processi di ascoltare dal basso verso l'alto, perché fondamentalmente il comune ha preso un progetto, l'ha presentato, ha ascoltato i cittadini e ha rifatto il progetto secondo le indicazioni dei cittadini. E questo, secondo me, ha un approccio molto particolare e molto interessante per lo sviluppo e la trasformazione di spazi della città, seppur piccoli come Piazza San Luigi. Vado a leggere il parere. Allora, visti lo statuto del Comune di Milano, l'articolo 24 del vigente regolamento dei municipi del Comune di Milano, acquisiti tutti gli atti quali scritti, acquisito inoltre il parere favorevole di legittimità espresso dal direttore d'area di municipio 4 del vigente regolamento comunale nel sistema di controlli interni secondo l'articolo 33 del vigente regolamento dei municipi, vista la richiesta di parere di competenza pervenuta 10 di settembre 2018 dalla direzione urbanistica Area Verde, Agricoltura, Arredo Urbano, Unità Programmazione, Presentazione e Realizzazione Arredo Urbano in merito a interventi di riqualifica di sistemi urbani con il recupero di piazze e sagrati a parte di tessuto storico esistente, in questo caso Piazza San Luigi. Ambito di intervento, Piazza San Luigi, parere di competenza. Promesso che la Giunta Comunale con la delibera 2195 avente progetto approvazione di una serie di progetti di fattibilità tecnica ed economica a carico del bilancio 2018 da prevedere nello schema di programma triennale delle opere pubbliche dal 2018 al 2020 da adottare secondo gli articoli a vista di Piazza San Luigi. L'iscrizione del progetto, la proposta progettuale prevede la riqualificazione di Piazza San Luigi di circa una superficie molto importante di 1800 metri quadri e tale intervento prevede la pedonalizzazione della piazza che verrà a sua divisa da parte centrale pavimentata con lastre di beola grigia e il restante con cubetti di porfido. Sono previste circa 190 metri quadri di nuove aree verdi con piantumazione di 8 alberi, carpino, becurus, vinacea campestre. Inoltre prevista in via Scriglia una ZTL con divieto di accesso e accetto dei residenti avente diritto con accesso regolamentato da Filoman. Per chi non lo sapesse sono dei filoni che sono dall'alto. Dall'alto? Considerato che nel corso della seduta della commissione dell'altro giorno, ovvero in data 3/10/2018, l'architetto Loredana Brambilla della Direzione Urbanistica Area Verde Agricoltura Arredo Urbano ha illustrato il progetto in esame, considerato inoltre che la commissione del territorio del 10/10 ha valutato
tale richiesta di parere, tenuto conto di tutte le osservazioni emerse nel corso della seduta, atteso anche che sussistono le questioni di urgenza in considerazione dei termini ordinatori, per cui si propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento. Quindi noi esprimiamo parere favorevole all'intervento di riqualifica dei sistemi urbani di Piazza San Luigi. Grazie. Che rincorsa. Grazie. È emerso anche in sede di commissione, in entrambe. Nella prima, quando era presente l'architetto di cui sfugge il nome, la donna, che poi è venuta a scappare via, è rimasto lui. Demetrio. Demetrio. Scopelliti. E avevo chiesto lumi in merito all'illuminazione, nel senso che non è stata data nessuna indicazione per eventuale illuminazione, e ha risposto Scopelliti che non si era dimenticato di andare a guardare cosa fosse previsto per l'illuminazione. Poi non so se voi avete approfondito il progetto, cosa e se prevede quanto del livello di illuminazione. La preoccupazione che era sorta era semplicemente in questi termini. Visto che vengono piantumati in numero 8 alberi, mi sembra di aver sentito in corso una vetrina e poi non so che cosa. Non so che altezza raggiungano queste piante da adulto, da adulte, ma in ogni caso, essendo che l'attuale illuminazione è quella standard, diciamo, quindi con pali alti, sorge poi il problema dell'illuminazione, nel senso che le fronde degli alberi oscurano la luce dei lampioni alti, e quindi in presenza di alberi di solito si mette l'illuminazione con i lampioncini bassi, quindi sotto le fronde. Se non la piazzetta, si potrebbe sfruttare l'occasione per far creare anche arredo urbano, quindi magari nello stesso stile delle, aiutarmi, delle colonnine che ci sono in giro, come si chiama quelle? Parigine. Insomma, prevedere, perché poi il tracciato dei cami lo devono fare adesso. Se un problema sorge quando le piante crescono, diventano adulte tra 5, 10, 20 anni, non lo so, dipende dalle piante, che non so come sono i lavori, no? In ogni caso è, diciamo, buona norma cercare di lavorare in prevenzione, cioè cercare di prevedere quello che può accadere, quindi suggerire tra l'arredo urbano che un occhio all'illuminazione, nel senso che prevedere che ci sono gli alberi, l'illuminazione passa sotto le fronde, perché poi si tocca sollevare le lastre che mettono come rivestimento, rovini tutto, e invece andavo a far correre i cavi adesso, e quindi secondo me è una segnalazione da fare. Grazie consigliere, presidente della Pera. Grazie presidente, ma questo argomento l'abbiamo già discusso ieri sera in commissione, mi sembra che abbiamo già dato una risposta, quindi l'architetto Brambilla ha detto che l'illuminazione che è attualmente presente nella piazza San Luigi è sufficiente a poter in qualche modo essere ottimale per la piazza. Quindi se loro hanno previsto dei nuovi diciamo punti di luce, saranno loro a stabilire, non possiamo dire noi che non conosciamo neanche il progetto come da spiegato, puntuale, se ci sono previsto oppure no dei punti di luce. Loro hanno soltanto detto che l'attuale illuminazione di Piazza Luigi è sufficiente e quindi non ha bisogno di altri punti di luce, punto. Quindi non possiamo in qualche modo dire altro, perché il progetto lo fanno loro e loro hanno le caratteristiche e le tecniche per poter stabilire i nuovi punti di luce che vanno a mettere. Grazie consigliere. Assessore Celestino. Grazie presidente. No, io capisco l'osservazione della consigliera Sironi che era già fatta, e in realtà mi sembra che parla non soltanto di una illuminazione dal punto di vista appunto della luce, ma di un abbellimento intermedio a arredo urbano, bellezza, no? E su questo mi trovo d'accordo. Tuttavia, quello che diceva prima il presidente della commissione è corretto, abbiamo fatto già questa verifica. Possiamo fare una cosa invece, dato che una delle preoccupazioni che era emersa era proprio quella di evitare di fare delle modifiche perché avrebbero fermato l'iter di questo progetto esecutivo, che poi in pratica è definitivo,
che è legato ad altre, tra l'altro, altre piazze di Milano, allora possiamo, diciamo, deliberare il parere che ha proposto il vicepresidente Conte e poi magari pensare a un documento, che sia un documento che possiamo fare un secondo momento, magari per esempio con la commissione, adesso non so, vedo, credo che ci sia la possibilità di disponibilità della commissione di fare anche questo documento, dove magari andiamo a definire che in termini di apprendimento si può pensare di magari completare con un tipo di arredo urbano relativo alla dominazione, per andare avanti il progetto e dall'altra parte possiamo farlo. Grazie assessore, consigliere Sirotti. Non è mia intenzione rallentare il materiale approvativo del progetto, chiaramente, ma la mia è una preoccupazione, nel senso che Di Matteo di mestiere fa l'architetto, il progettista, io faccio l'avvocato, quindi so benissimo che i progettisti sbagliano, come tutti, e che hanno la capacità che si dimenticano dei pezzi, non è poi così strano, vedo delle cose un po' più in giro. Per cui se a uno ovviamente in particolare chiede l'approfondimento, dall'altra parte ti rispondono, ops, mi sono dimenticato di fare questa verifica, a me si accende la lampadina, dico, visto che siamo in tempo per segnalarlo, cioè sarebbe veramente un cattivo amministratore quello che non si preoccupa di andare a fare una verifica, anche perché io pensavo che nelle more tra la prima commissione e la seconda, ma o quantomeno il consiglio di oggi, visto che è emerso in due volte questa osservazione, fosse stato approfondito con l'ufficio tecnico comunale se il fatto che non abbiano portato il disemento all'illuminazione fosse una svista, se ci hanno pensato e come ci hanno pensato. Poi chiaramente per quanto mi compete, il mio ruolo è quello di segnalare quello che potrebbe in futuro essere un problema. Poi chiaramente con questo non voglio rallentare l'approvazione del progetto, però dico forse come municipio avremmo dovuto sollecitare l'ufficio comunale dicendo scusate, ma allora visto che è rimasto in sospesa la faccenda dell'illuminazione, ci avete pensato? Va bene quella che c'è, ma ci avete pensato anche alla relazione agli alberi? Oppure se ci avete pensato, non mi interessa che loro mi dicano che l'illuminazione che mi danno è sufficiente, io voglio capire anche le ragioni tecniche, perché io sono abituata a lavorare così, se voi siete abituati a sorvolare sul problema, avete poche ore. Che bimbo. La Pinacheco Bambina l'altra volta quando è venuto in consiglio come commissione ha detto non mi ricordo che cosa prevedeva dal punto di vista dell'illuminazione, poi l'ho sentita per altre cose e mi ha detto per quanto riguarda l'illuminazione di Piazza Luigi è già sufficiente quella che c'è, quindi non è stato visto nessuna diciamo ulteriore implementazione dei punti luci, perché oggi già l'illuminazione sufficiente per come è stata fatta l'impianto di illuminazione con i LED, questo mi ha detto, quindi non ha detto che non è previsto altrimenti. Per quelli che ci sono va bene, perché hanno fatto i calcoli, non è che puoi mettere punti luci così, e lui, i punti luci vengono fatti in base a dei calcoli che vengono fatti tramite degli schemi, quindi non è che vuoi dire voglio mettere 10 punti luci perché sto facendo una bellissima piazza e metto ogni 2 metri un punto luce, no, non si fa così, loro hanno fatto dei calcoli, cioè già c'è l'illuminazione adeguata per la piazza, questa è la mia risposta, e l'ho detto già in commissione, se lo devo dire di nuovo in consiglio te lo dico, punto. Buonasera. Scusate, Di Matteo, quello che voleva dire la collega Sironi è che l'implementazione delle piante che verrà messe, che potrebbero essere di una stazza alti, bassi, grossi, quant'altro, quello potrebbe diminuire poi in futuro l'illuminazione. Non è quello che è adesso, quello che sarà. Se l'hai capito è questo. Grazie. Beh, devo dire che per una volta mi sembra incredibile dover intervenire a fianco del presidente della commissione sulla questione delle piante, perché è stato detto chiaramente che le piante sono di dimensioni tali da non oscurare la facciata della chiesa, non sono piante che saranno alte che svettano, non saranno piante grosse, quindi non saranno neanche piante che arriveranno a coprire le luci. L'hanno detto chiaramente.
domanda precisa, per cui non è quello il problema. No, non l'hanno detto in relazione all'illuminazione, l'hanno detto in relazione alla Mettiamo in votazione la delibera. No, cioè, prego. Volevo soltanto dire che, senza ripetere gli interventi sono stati fatti, come è stato già detto nelle commissioni, numerose commissioni che sono state fatte su questa tematica, che un aspetto da prendere in considerazione dopo l'approvazione e la realizzazione di questa pianta in commissione territorio, piuttosto come municipio, sarà l'intervento che abbiamo condiviso da fare insieme al municipio 5 su via Venaco e su quanto per quanto riguarda invece il piano parcheggi, che il sottoambito sappiamo che è già previsto, però effettivamente le due cose dovrebbero procedere parallelamente, per cui volevo soltanto ricordare al Consiglio e alla Commissione Territorio di tenere alta attenzione anche su queste due tematiche. Grazie consigliere. Dunque, mettiamo in votazione la delibera. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presente 29, c'è qualche presente che non può per vedere. Se non è ricordato. Sì. Allora, presente 29, devo vedere 30. Per favore, siamo in 31. Sì. Ci siamo tutti, non dice qualcun altro? No, siamo 30. Siamo 30, non dice il segretario Barsi. Ah, perché è uscito Barsi. Ah, sì. No, Barsi ha partecipato, manca per tutto. Siamo in 30. È presente il 29 di 1 per vedere 30, favore il 29 di 1 per vedere 30, qualcuno ha già provato l'unanimità. Immaginavo, l'ho detto senza suggerimento, immaginavo che bisogna aspettare che la presentazione di casa. Chiamo aperta la votazione per vedere la presentazione di immediata esecutività. Dichiaro chiusa la votazione. Dunque, presenti 28, manca qualcuno? Chi è che non ha votato? Non ha votato. Allora no. Presenti 28 più 1, 29 che sarà? Non ho capito, perché non è il voto da favore. No, quindi presenti 29, favorevoli 29, dichiaro il provvedimento immediatamente eseguito. Procediamo col quarto punto dell'ordine del giorno, che è la nuova riorganizzazione primaria del secondo giorno relativa alla via Testa Grande. Il primo passaggio in commissione alla presenza dell'architetto amoroso che è il famoso che è l'architetto che ha subito per la società generale la realizzazione della strada. Si tratta di una strada di lunghezza 220 metri, larga 11,50 metri, che permette di collegare, tanto che oggi di proprietà privata, di proprietà delle generali, di poter avere l'apertura completa di via Testa Galli con l'inserimento della rotonda di via Manzoni. Come dicevo prima, si tratta di una strada di 220 metri di lunghezza, larga 11,50 metri, una superficie totale di 2.536 metri quadrati. E questo cosa prevede? Prevede la realizzazione quindi dei sottoservizi, a cui anche la fognatura, la realizzazione di un marciapiede e poi l'installazione di punti di luce cromatica. Quindi abbiamo avuto due passaggi, quindi uno del 2010-2018 e uno del 2010-2018. Quindi dopo la tutte le osservazioni emesse nella ultima commissione del 10 e questo la commissione ha dato parere favorevole e si
chiede appunto al consiglio di fare il proprio letto, dopo le convenzioni primarie, scuole in via Pescarati 45. Grazie. Grazie, consigliere. Ci sono interventi? No, sì. Consigliere Conte, prego. Piccolissimo rammarico, perché con questo intervento andiamo a sanarla quasi tutta la via Pescarati. Resta purtroppo fuori un pezzetto che mi sembra sia un centinaio di metri, che è la seconda proprietà privata che insiste sull'area e che purtroppo fino ad oggi non consente di arrivare a un accordo che possa completare in maniera definitiva tutta la strada. Per cui anche un domani che questo intervento fosse realizzato si rischia che la strada non può essere aperta perché mancano 100 metri di strada non sistemate, non illuminate, non collegate alla fognatura. Speriamo che nel frattempo con questo privato si riesca a trovare la soluzione, perché l'intervento va benissimo, è quello che attendiamo da anni, però rimane fuori un pezzettino. Grazie. È venuto fuori questo argomento anche in commissione che aveva sollevato la consigliera Di Gatti, però la settimana prossima chiederò la Fettuzina per capire se quel tratto è, diciamo, se è stato preso in considerazione, perché se no poi facciamo un tratto di strada che non può essere utilizzato per il punto di via Pescarati, e capire se ci mandano anche un tecnico del comune per fare una commissione per dire se facendo l'intervento da parte delle generali sul tratto di 220 metri permette di poter aprire poi tutta la strada, perché poi se abbiamo quei 110 metri che mancano lì c'è cioè, l'unità privata, non ti fa passare, non ha senso poi fare tutto. Saranno un centinaio di metri. Sì, 110-120 metri, quelli metri delineati. Quindi chiediamo al comune, può darsi anche che in questo periodo il comune l'ha acquisito, quindi l'ha studiato, quindi non sappiamo niente, però è meglio che vengono in commissione a parlare con il ministero. Grazie. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il provvedimento. È aperta la votazione, sì? Dichiaro. No. Dichiaro. Ha fatto stretching, fatto. Presenti e votanti 27. Favorevoli 27, c'è anche presente di parte Migliante che è presente la votante. Dichiaro approvato il documento. Procediamo con il legato di eseguibilità. Votate ragazzi, votate, non votate. Anche Angelo. Dunque, presenti e votanti 26, presenti e non votanti di Sani e di Gatti, favorevoli 26, dichiaro che si prende la possibilità di votare. Passiamo al punto numero 5 dell'ordine del giorno, che riguarda la commissione commercio e attività produttiva relativa all'ampliamento del mercato competitivo in piazza Santa Maria del Sulfacqua. Presidente Testa. Grazie Presidente. Allora, abbiamo trattato il discorso del mercato contadino in commissione, ha partecipato durante la commissione il referente del mercato Marco Facchini, che fa parte appunto del consorzio agrituristico Mantovano, che sapete benissimo che questo mercato si svolgeva prima due sabati al mese, adesso tutti i sabati del mese, e proprio in Santa Maria del Suffragio, un mercato contadino dove praticamente ci sono questi 13 stand dove praticamente vendono prodotti a chilometro zero della propria azienda. Perché abbiamo trattato questo mercato? Perché si è venuto a chiedere a noi se eravamo di parere favorevole nell'ampliamento, visto che precedentemente per un periodo, sapete benissimo,
hanno messo delle bancarelle proprio in mezzo al giardino di Santa Maria del Suffragio, chiedevano, perché ovviamente loro hanno il permesso laterale dove c'è la chiesa di Santa Maria, ovviamente chiedono di poter mettere altre bancarelle non solo lateralmente, ma come prima provvisoriamente anche nel giardino di Santa Maria. Hanno parlato col comune, con l'assessore Maran, il quale è anche lui favorevole, sono venuti proprio a dircelo anche in aula, e ovviamente però ha chiesto un parere giustamente anche a nome del municipio. Si tratterebbe loro parlavano di una decina di bancarelle di altri stand, perché vorrebbero proporre prodotti anche biologici e prodotti di consumo singolo, piatti già pronti, perché parlavano di uso singolo di persone, ad esempio che non so, vengono da sole, che sono già pronti, già cotte, cose già cotte, eccetera, sempre relative alla verdura, ai prodotti del territorio. Allora, hanno partecipato anche i due comitati di riferimento, perché abbiamo voluto sentire tutti, il comitato di 22 marzo e il gruppo quartiere Suffragio, anche loro favorevolissimi, ma soprattutto perché c'è stato un buon riscontro da parte dei cittadini. Sentiti loro, abbiamo steso questo documento e abbiamo apportato però delle modifiche avvenute durante la commissione. Innanzitutto io non ve lo rileggo tutto, perché il pezzo iniziale dove abbiamo fatto la commissione è il mercato lo conoscete, allora vado direttamente a metà del documento. Abbiamo aggiunto giustamente: tale mercato si è affermato per la qualità dei suoi prodotti, per la varietà delle sue proposte di sensibilizzazione, di solidarietà, di socializzazione e cultura contadina, cose che loro hanno tenuto a sostenere, a accentuare. Abbiamo tutto questo pezzo. I cittadini hanno risposto bene a questo evento, tanto da renderlo protagonista nei quotidiani milanesi, che ne hanno dato risalto, come vi avevamo già detto, è andato infatti anche su di Milano. A gennaio hanno fatto un articolo dicendo che sarebbe ripreso questo mercato nel 2018. Allora, visto che il mercato si svolge nell'area adiacente alla chiesa in uno spazio limitato ed è composto da 13 postazioni, e che durante i lavori di ristrutturazione della chiesa il mercato è stato trasferito provvisoriamente negli spazi pavimentati al centro della limitrofe area verde, previa autorizzazione ovviamente del comune stesso, e che il consorzio agriturismo mantovano è interessato ad ampliare la presenza di prodotti associati nel mercato contadino in oggetto, considerato che la richiesta di prodotti agricoli e prodotti biologici è sempre in aumento e trova riscontro nell'incremento di acquisto da parte dei cittadini, il Municipio 4 valuta positivamente che il Comune di Milano autorizzi in via sperimentale, abbiamo messo aggiunto, perché giustamente noi chiediamo l'autorizzazione, ma che sia una cosa sperimentale per vedere un attimo se ci sta o meno, cioè se va bene o meno, come ha fatto precedentemente. In via sperimentale l'apprimento del mercato contadino, che anche nell'area utilizzata in precedenza in modo provvisorio negli spazi pavimentati al centro della limitrofera verde, garantendo tuttavia che rimanga disponibile l'utilizzo di alcune panchine per i cittadini, questo è emerso in commissione, abbiamo aggiunto questo. E infatti l'estensione del mercato consentirebbe l'incremento della vendita di prodotti selezionati, accrescendo l'importanza dell'evento per il territorio del Municipio 4. Si raccomanda, e questo l'abbiamo aggiunto perché anche questo è emerso, l'attenta valutazione dell'impatto che l'aumento della sosta dei mezzi al servizio del mercato stesso potrà causare sulla piazza delle vie adiacenti. Questo era emerso anche in questa commissione, giustamente comunque era un punto interrogativo che aveva detto anche l'assessore. E quindi l'abbiamo messo anche noi comunque nel documento per comunque valutare tutto, anche se a mio parere si tratta solo del sabato mattina, quindi di qualche ora, quindi non dovrebbe avere questa problematica grossa. Basta, grazie. Grazie, consigliere Testa. Consigliere Testa, prego. Grazie Presidente. Sì, è una dichiarazione di voto dell'opposizione, perché noi abbiamo noi abbiamo sempre favorevolmente visto l'insediamento di un mercato appunto a chilometro zero in piazza Santa Maria del Suffragio, l'abbiamo seguito fino al primo vagito nel 2012
quindi siamo molto contenti anche se si amplierà questa esperienza. Teniamo a sottolineare che è un mercato un po' particolare, a differenza ad esempio di quello che si tiene in Via Romellina, quindi sempre un mercato contadino, dove non c'è nient'altro, altro che bancarelli, appunto di prodotti a chilometro zero. In Piazza Santa Maria del Suffragio l'esperienza è nata e continua con l'impegno di alcune persone del quartiere, con l'insediamento anche di esperienze differenti dalla vendita di prodotti a chilometro zero, perché ci sono accordi con alcuni produttori che portano le mele, ad esempio, quasi in regalo, ci sono scambi libri, scambi giochi per i bambini, ci sono esperienze di convivialità importanti che vanno avanti da 7 a 6 anni, che vanno oltre il mercato dei contadini. E poi c'è la presenza sempre costante degli artisti di strada, proprio perché lì, come ex consigliere di zona 4, avevamo scelto e individuato la postazione degli artisti di strada proprio per aiutare la presenza anche in momenti di intrattenimento e culturale. A volte ci sono fatti anche degli attori che hanno fatto delle letture. Quindi in questa delibera non ci sono sottolineature di questo tipo. Non ci sembrava il caso però di fare emendamenti particolari, anche perché non cambia la sostanza della faccenda. Lo ricordavamo a tutti i colleghi che il mercato di Piazza Santa Maria del Suffragio è un caso unico proprio per queste caratteristiche. Non è solamente assolutamente un mercato a chilometro di contadino, ma è anche tante altre cose. E quindi voteremo a favore di questa delibera. Grazie. Grazie, signora Provenza. Consigliere, per cortesia. Grazie. Consigliere Sironi. Prego. Ho sbagliato, ho schiacciato due volte. Adesso che sta nota. Prego. Sicuramente anche noi vediamo con favore questo genere di iniziative, questo genere di mercato, anche con tutte le caratteristiche che sono state precisate dal consigliere Traversa. E a questo punto io inviterei la Presidente della Commissione Commercio a pensare di estendere queste esperienze anche ai nostri quartieri periferici, perché queste cose belle accadono sempre solo nelle parti centrali della città. Carini, mentre curati. Portare questo genere di cultura in periferia ritengo che sia molto importante, quindi mi piacerebbe che si lavorasse anche su questa direzione. Grazie. Tutto anche già Rovereso, anche Rovereso. Attenzione, mi gatto tutto il giorno. No, volevo solo intervenire per dire che effettivamente sarebbe una bella cosa riuscire a portarli più in periferia, ma nel 2012 noi abbiamo tentato disperatamente di far trasferire il mercatino di Slow Food, mercato della terra che si svolgeva in Largo Marinai d'Italia, in Piazza Gabriolosa o aree limitrofe, visto che non poteva più svolgersi in Largo Marinai d'Italia, e dopo un po' di incontri e riunioni ci è stato risposto in modo molto gentile che era un luogo che non aveva niente di attrattivo, che in quei quartieri non potevano certo venire quei loro mercatini, perché deve esserci la certezza di chi frequenta e acquista. E purtroppo c'è da dire che anche per i mercati contadini è un po' così, vogliono avere la certezza dell'afflusso. Di avere l'afflusso, perché altrimenti per loro diventa più una spesa che un'opportunità. Anzi, parlo pure io adesso. Mi sai dire una cosa prima, che così poi le Grazie, no, grazie Migliato per questa osservazione, però a questo punto noi potremmo usare la leva, dicendo sì, ti faccio ampliare il mercatino in Santa Maria del Suffragio, a patto che tu me ne apra uno anche per il ricattino. Tanto provvisorio. Ricattino. Non è così purtroppo che funziona. Mettici testa. Tanto casualmente non va. Non va, non va. Non va. Come no?
Alba mia. Ah, adesso va. Sì, concordo, in effetti anche a me piacerebbe commedia, in effetti io direi che potremmo fare una commissione comunque a tema specifico, trattare esatto. In effetti la tematica sui mercati contadini, magari sentito anche l'assessore, eccetera, perché in effetti sarebbe veramente, ci sono tante problematiche, però magari riuscire a vedere un attimo se si potesse vero ampliare il discorso. Un tentativo possiamo fare. Sì, io direi di fare una commissione, vediamo, ci proviamo. Anche perché magari invitiamo l'assessore comunale. No, non dico niente. Sì, visto che appunto mi invitate a nozze su questo tema, perché mi sono confrontata molto con i commercianti che frequentano, che espongono le loro merci al mercato contadini. Ricordiamoci che il loro lavoro vuol dire che quella giornata deve coprire l'incasso che loro prevedono per il loro lavoro, tutto. Quando, ad esempio, in Cuccagna ci sono già dei problemi perché non sta più andando tanto bene. Adesso ne apriranno un altro in via Friuli. L'apertura di mercati contadini è molto difficile, proprio perché da una parte c'è la richiesta in alcuni quartieri, in altri quartieri non c'è ancora questa sensibilità sul chilometro zero, sul prodotto biologico che costa di più, perché costa di più, perché andate a comprare i formaggi in Santa Maria del Suffragio, costano di più che andare all'Esselunga o andare anche alla Coop, eccetera. Quindi ci vuole una scelta culturale di andare a comprare i prodotti in quei posti. Quindi l'equilibrio, il break-even, si dice, tra la presenza, la scelta di alzarsi alle 5 alle 4 del mattino, arrivare da Bergamo, dalla Bergamasca, venire a Milano, per esempio l'Omellina è sempre sul filo del rasoio, l'Omellina vengono, non vengono, saltano perché è piccolo e non riescono a guadagnare, ne parlo sempre con loro. Quindi non è che noi possiamo dire al commerciante vai là, a meno che noi decidiamo come municipio di integrare il mercato contadini, chiaramente è una proposta da vivere, ma è un problema molto serio, non è che noi possiamo disporre come i mercatini di Natale, ci vanno se pensano di guadagnare, se non ci pensano di guadagnare non si mettono a uscire ad affrontare quel tipo di impegno per il mercato di Natale piuttosto che il mercato contadino. Quindi io credo che sia anche abbastanza inutile star qui troppo a ragionare. Ai tempi avevamo cercato delle zone che andassero bene, un'altra che era stata individuata era Montenero, proprio perché gli abitanti di Montenero sono di un certo tipo, cercano il prodotto biologico piuttosto che appunto a chilometro zero. E avevano studiato la possibilità di andare a Montenero dove c'è lo slago con Viale Lazio, è proprio da vedere anche i luoghi, no? E, però poi appunto gli aderenti non ci stavano, avevano considerato che neanche quel luogo sarebbe stato interessante. Io credo che da coordinare immediatamente sarebbero loro o altri a proporre un nuovo mercato di nuovi insediamenti, appena avessero la sensibilità di dire c'è una nuova piazza, c'è una nuova situazione, ma se non arriva proprio dagli interessati, a me sembra tutto il resto un po' di insomma, aria fritta, come si dice. Grazie. Grazie. No, io sono sempre per le idee, mi dispiace dirlo, e per le alternative. Ad esempio abbiamo parlato del mercatino della Coltivetti anche nell'area di Rugoredo, abbiamo parlato della nuova piazza di San Luigi che si potrebbe sposare benissimo, ad esempio, perché potrebbe al piazzale grande. A mio parere ci sono le possibilità, basta scoprirle e andare avanti, non fermarci alla prima occasione. Cioè io questo pregiudizio sul livello culturale degli abitanti delle periferie detto dalla sinistra, sinceramente, cioè mi chiedo come sia possibile. Cioè, anzi, noi dalla politica dobbiamo dare l'opportunità a tutti
Chiaro, a livello culturale delle periferie è inferiore a quel a livello culturale del centro, non lo posso sentire. Culturale. La dichiarazione di voto era totalmente favorevole a questa iniziativa e sarei contenta che la Presidente della Commissione Commercio abbia iniziato a fare una discussione per approfondire il tema e cercare di portare avanti il dibattito. Pensavo che non dovesse risolvere la questione. Procediamo con la votazione. Col suo bel vocione, bene. Presenti 28, c'è qualche presente non votante? No, 28, favorevole 28, il documento approvato all'unanimità. Anche qui bisogna votare. No, no, non c'è da votare immediatamente. Procediamo al punto numero 6 all'ordine del giorno, la mozione presentata dal consigliere Silvia Vidal sull'applicazione delle linee di centramento della principale. Grazie Presidente, aspetto che quelle si siedano. E parla forte. Tu vai. Abbiamo un impegno. Tutto PD? Ah, buonasera. Tu hai? Allora il documento è stato inviato a tutti, io quando vado via il consigliere Conte lo ringrazio perché dietro il suo invito ho portato questo documento in commissione, ci siamo confrontati e mi aspettavo veramente che venisse fuori qualcosa di concreto e costruttivo a favore della cittadinanza, a favore del reale lavoro che dovremo svolgere in questo consiglio. L'unica cosa che è venuta fuori, il documento ma non lo leggo neanche perché l'avete già detto, ce l'avete detto da tantissimo. Quello che voglio dire è che quello che è venuto fuori dalla commissione, comunque, anche se una decisione importante, possiamo comunque procedere in un clima sereno. Aspetta un attimo che... Prego. Parla, Vidal. Allora, questo documento è molto semplice, perché chiede l'applicazione della delibera di decentramento dei municipi. Questo è un punto cardine per il reale, ed efficace, ed effettivo lavoro e per poter finalmente riuscire a incidere sulle scelte del territorio. Dalla commissione in cui sono stati invitati gli esponenti dal Comune di Milano, non è venuto niente di buono, non è venuto niente assolutamente. L'unica cosa che è emersa è che ci hanno elencato le sessioni che hanno avuto in ogni anno e il numero di sessioni stanno secondo loro a dimostrare il grande lavoro che hanno fatto, ma di concreto nulla. Non sanno effettivamente a quanto poi portare il costo dell'attuazione di questo decentramento, non sanno effettivamente quali risorse anche umane servono per poter rendere efficace questo percorso. Celestino. Presidente, capito? Hai capito? Celestino. Calmo. Calmati. Possiamo proseguire? È importantissima, vero? Allora, stavo dicendo. In maniera molto sintetica, che non è venuto emerso l'incapacità.
vista della mancanza di volontà politica. C'è un figlio a casa piccolino. Del Comune di Milano per arrivare al dunque, quindi all'attuazione del decentramento. Questo è quello che è emerso. Quindi ha ragione in più, questo documento assume un carattere importantissimo. Volete dire l'Eca? Vogliamo discuterci, vogliamo confrontarci, ma ce l'abbiamo da due mesi questo documento qua. Quindi questa è... Leggi la richiesta almeno. Come finisce? Cosa chiede? Allora, chiediamo. Perfetto. Grazie, consigliere Sironi. Il consiglio del municipio 4 chiede all'amministrazione comunale di dare la piena attuazione a quanto deliberato dal consiglio comunale di Milano con deliberazione numero 525 del 2016 in materia di attribuzione delle competenze e delle deleghe verso le istituzioni municipali. Qualora, bravo, urla. Qualora, un po' di silenzio, adesso basta perché il comincio da così attivo, che cazzo, sto parlando? Ha ragione, ha ragione. No, scusa, presidente, non mette ordine qua, lo metterei io, scusi, presidente. Va bene tutto. Possiamo continuare. Grazie, presidente. Qualora l'amministrazione comunale dovesse dare seguito concreto entro un breve periodo alla riduzione delle deleghe e di conseguenza favorire per il decentramento necessario a dare un ruolo attivo ai municipi e realizzare le azioni più dirette in risposta alle esigenze primarie della cittadinanza, codesto consiglio mobiliterà i cittadini del municipio 4 e io aggiungerei anche il del comune di Milano, perché questo riguarda le nuove giurisdizioni, a manifestare presso la sede del comune di Milano Palazzo Marino. Grazie Presidente. Grazie consigliere, consigliere Briganti, prego. Sì, grazie Presidente. Il mio intervento non è su questa mozione, come puoi immaginare, perché stasera io mi aspettavo di trovare all'ordine del giorno del Consiglio la mozione presentata dai gruppi del centro-sinistra al Consiglio del 20 settembre sul murales di via San Miro. Okay? Andando al prossimo Consiglio siamo fuori tutti i tempi massimi del regolamento, perché abbiamo fatto due consigli ordinari e si arriva al 25 ottobre rispetto al 20 settembre. Di fronte alla mia richiesta scritta sia nel gruppo dei presidenti che via mail, non ho avuto risposta, mi è stato detto a voce, poi risponderò, la risposta non è arrivata e a voce semplicemente mi è stato detto che siccome c'erano già tre mozioni della maggioranza, non c'è caso di mettere anche la nostra che diventava la quarta. Faccio presente che le tre mozioni della maggioranza, una presentata dal consigliere Silva Vidal, è già stata discussa, ha avuto l'onore di una commissione e non ha tutte queste urgenze. Quella presentata dalla consigliera Testa forse era l'unica che si potrebbe dire ormai mi sembra che sia fuori tempi massimo, mentre quella presentata dal consigliere Conte, questa cosa mi ha veramente fatto abbastanza arrabbiare, è stata presentata il 20 settembre come la nostra, per cui veramente un motivo per non mettere la nostra all'ordine del giorno non c'era. È la dimostrazione che forse le regole servono quando si ha voglia e quando non si ha voglia no, per cui abbiamo deciso come gruppi del centro-sinistra, come avete visto, di non partecipare proprio neanche alla discussione delle mozioni della maggioranza. Ci va via anch'io. Ringrazio l'intervento, ho già dato risposta a voce della consigliera, poi ricordo che l'ultimo consiglio che tecnicamente avrebbe dovuto essere ordinario era quello del 20, poi proprio settimana dopo avremmo dovuto fare lo straordinario e allora faccio una posizione legittima, come è legittimo che siano solitate altre mozioni, le abbiamo discusse fuori dei tempi e adesso discutiamo di altro. Consigliere Conte, prego. Allora, sarebbe opportuno anche per una sessione, più che altro perché diventerebbe un po' più seria, un documento più serio, eliminare l'ultima parte del dispositivo, ovvero qualora l'amministrazione comunale non dovesse dare seguito al concreto entro un breve periodo, cioè quella parte lì sarebbe il caso di eliminarla perché sembra più una sorta di avvertimento barra minaccia rispetto a tutto il resto della mozione.
come gruppo adesso ci confrontiamo un attimo, possiamo anche pensare di votarla a favore della mozione, quindi fermarsi semplicemente il Consiglio di Municipio 4 chiede all'amministrazione comunale di dare piena attuazione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Milano con deliberazione numero eccetera eccetera in materia di attribuzione delle competenze e delle deleghe verso le istituzioni municipali. Quindi chiedo al rappresentante di nominare l'ultimo verso. Quindi viene chiesto di stralciare la seconda linea? No, io devo adesso io. Se ci sono altri interventi non mi pare, comunque prego, risponde. Allora, sono molto sorpreso di questa richiesta dal collega Conte, dal gruppo della Lega, perché non rispecchia quello che è il loro DNA politico. Di essere combattivo, almeno per quello che si vende oggi, ha raccolto grande consenso populisticamente. Mi dispiace veramente molto, ritengo che il Comune di Milano a distanza da 8 e 2 anni non si debba più permettere di prendersi i fondelli. Scusate il francesismo, sono venuti qua i funzionari a raccontarcela quanto sono belli, quanto sono bravi, ma quanto se ne fregano anche veramente. La giunta e il sindaco. Ma vi rendete conto che siamo qui a spendere i soldi dei cittadini, facciamo delle sessioni e non decidiamo nulla sull'attuare, sulle scelte del territorio? Ma vi rendete conto che se non andiamo con coraggio, quantomeno, non è una minaccia, non è un'intimidazione, è parte del gioco della democrazia. Dire fai questo, fallo, se non lo fai ci faremo sentire con i cittadini. Perché è l'unico modo in cui il politico o i gruppi politici o chi governa viene chiamato alla sua responsabilità primaria, quella di rispondere con responsabilità, valga la redondanza, al fatto per il quale in maniera concreta, precisa, incisiva, netta, è stato eletto. Io, ragazzi, vi dico veramente, mi dispiace, non condivido questa richiesta. Rifiutiamoci un attimo, chiediamo una pausa, chiedo al Presidente perché voglio capirla. Anche per il buon rapporto che abbiamo con gli amici di Lega, voglio approfondirlo se possiamo fare una pausa. Io in questo caso, se non è chiesta il consigliere Conte deve rispondere, si può tranquillamente discutere nei miei consigli. Prego. Sì, ma intervengo semplicemente per dire che comunque, cioè, l'ultimo pezzo non cambia il contenuto della mozione. Poi riguarda a parli con noi, che siamo veramente della Lega Cintura Nera, di manifestazioni, presidi, perché più di noi non c'è nessun altro a livello di organizzazione, a livello di presenza sul territorio, quindi metterlo secondo me è superfluo, quindi diventerebbe secondo me più incisivo e più specifico e soprattutto un documento più serio senza dover annunciare che andiamo lì a fare manifestazioni. Ti ripeto, stai parlando con un movimento che se vuoi mobilitarlo e fare una manifestazione davanti a qualsiasi cosa, veramente facciamo, schiocchiamo le dita, siamo talmente organizzati che tra un'ora comportiamo 500 persone, capito? È inutile, ma è vero, lo possono confermare tutti. Aspetta, se non 2000 le volte, perché spettacolo, è il migliore. Infatti, sì, non ho sentito l'ultimo battere, comunque in ogni caso mi sembra aver capito che fosse sull'ultima parte. Sì, l'ultima parte. Neanche io sono d'accordo, perché una delibera di consiglio di municipio che minaccia il fatto di raggruppare, cioè è una cosa che fai, non è che minacci di fare eventualmente, cioè io sarei in controllo molto più soft, perché non condivido la cosa viceversa. A proposito del fatto che la sinistra si sia alzata e abbia lasciato l'aula in protesta per la gestione della calendarizzazione della discussione del Consiglio delle mozioni, devo dire che non posso parare di condividere non tanto il loro atteggiamento quanto l'obiezione. È capitato spesso che anche al nostro gruppo consigliare di vedere le nostre mozioni non prese in considerazione
dimostrare nulla. Sulla presenza o meno della maggioranza in aula, però visto che la sinistra i numeri per farlo stasera li aveva, devo dire che questo è l'unico modo per far capire che è una cosa seria da prendere in considerazione, che rispetto del regolamento ce lo aspettiamo tutti. Grazie, mi limito a dire che in questo caso forse l'unica che avrebbe il diritto di offendersi perché è slittato di molto la discussione molto la consigliera testa. E offende una volta. Dica che se l'erano dimenticato. Questa abbiamo dedicato in commissione che non c'è stata data attenzione a sufficienza. Ripeto, al massimo di un consiglio si è sempre sforato, mentre per la consigliera Testa si è sforato di molto di più. Quindi io praticamente mi scuso con la consigliera Testa, penso però che la gestione sia sempre stata garantita nel rispetto di tutti. Consigliera Bossi, prego. Grazie Presidente. Volevo presentare un emendamento per togliere la parte finale della mozione del mio collega Vidal. Come ha detto appunto prima, il mandato gruppo Conte. Grazie. Grazie consigliera. A questo punto, il gruppo Lega, il gruppo Movimento 5 Stelle, mi pare che siano sulla linea di votare contro, proprio a mantenersi la seconda parte, diciamo, della richiesta. È uguale. Di discussione no, c'è mangiata. Consigliere Vidal, mi sembra un momento di discussione. Se non momento che di stracciare la seconda parte. Di stracciare la seconda parte. Se è accettato, votiamo il documento. Se per la visita no, prego. Allora, questo documento è stato presentato da otto. No, Presidente, lei sa benissimo le date. È andato in commissione su invito del consigliere Conte che se n'è andato. Viene considerato di poca rilevanza dalla consigliera di Gatti adesso, perché per me si parlare di rilevanza piuttosto che di un documento così importante. Quindi lo posso capire dalla parte sinistra politica la convenienza a non attuare effettivamente il decentramento, perché sono loro a comandare oggi al Comune di Milano. Ognuno di voi capisce meglio di me la necessità di far passare scuole sicure e di dare un segnale molto chiaro. Io sono una persona che comunque credo nella diplomazia, certamente, però credo anche che quando ci vuole, ci vuole. E questo non è un ricatto assolutamente, è una constatazione, e mettervi davanti a una constatazione, perché almeno, come ho detto già in qualche altra sessione, qualche tempo fa, ognuno di noi investe il loro tempo e il nostro tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Io quando ci sono questi oggetti di diplomazia che non portano a niente, questo buonismo alla sinistra che non serve a nulla, io non ci sto. Quindi abbiamo il voto così com'è, il tempo ce n'è stato, in commissione potevate dire quello che volevate, c'è stato il tempo per farvi arrivare tutte le vostre indicazioni, non le avete fatto. Io vado avanti e ognuno se ne assume la sua responsabilità. Grazie. 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 Non abbiamo d'accordo, discutiamo dell'emendamento, non ci Grazie Presidente. Io vorrei rivolgermi al collega consigliere Vidal Silva, che non è buonismo il fatto di presentare un emendamento dalla consigliera Bossi, ma è semplicemente tenere pulita una mozione che già nella sostanza va a chiedere il decentramento. Allora, lei presentando la mozione, se vuole tenere il pezzo finale, dà per scontato che la mozione non verrà nemmeno presa in considerazione. Mi segua? Ok? Quindi, se presenta una mozione e la mozione non viene presa in considerazione, non è un problema suo, è un problema del comune che non prenderà in considerazione una mozione.
ma siccome hanno l'obbligo di ascoltarci e prendere in considerazione le emozioni e hanno l'obbligo, soprattutto, come abbiamo detto noi, di restituire ai municipi quanto c'è nel regolamento, giusto? Perfetto. Quindi io, come ha presentato la consigliera Bossi l'emendamento, toglierei la parte finale perché è superflua, perché sporca la mozione, perché di per sé annulla la mozione stessa. Grazie consigliere. Grazie consigliere Schiavo. Dunque, mettiamo in votazione l'emendamento che adesso mi presenta in forma scritta, cioè la registrazione. Sì, se ci vuole due secondi. Io ho fermato. Ah, della pubblica. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti, no, presenti 16, 8 favorevoli, 8 astenuti, l'emendamento approvato. Cosa manca? Maiani? Quindi, allora, presenti votanti 16, più Maiani 17, anche Bossi? Quindi 18 favorevoli, 10 favorevoli, 8 astenuti, l'emendamento approvato. A questo punto mettiamo tutto il documento e così emendato in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 18, favorevoli 17, un astenuto. La mozione è approvata. Procediamo col punto numero 7 all'ordine del giorno. La mozione presentata.